Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, io sono Miss Giulia e questo è un video in collaborazione con il sito CoBiz. Sul sito di CoBiz ho preso tantissime perline che adesso vi illustro velocemente cosa ho scelto. A parte le perline ho preso anche i Rivoli Swarovski da 18 e da 14, infatti andrò a realizzare un'incastonatura con i Rivoli da 18 e poi ho preso tante rocaille della Togo in bellissime colorazioni. Queste sono le prime due colorazioni, poi ho preso queste, poi ho preso anche questa grigia che è spettacolare, questa rosa. Poi vi lascio ovviamente tutti i link in descrizione. Ho preso questa fucsia che è differente dall'altro perché questa è un po' più chiara, questa rossa, questa stupenda, davvero un bellissimo colore, e anche questa gialla. Insomma, vi lascio tutti i link in descrizione. Ci sono tantissime colorazioni sul sito di CoBiz, ci sono anche le deliche della Miyuki, vi consiglio di spulciare il sito, vi lascio i link in descrizione. Come vi dicevo prima, oggi andremo a realizzare un'incastonatura con il Rivoli da 18 mm, preso appunto dal sito di CoBiz. Questo è il codicino. Poi ho utilizzato Rocaille 110, queste qui che sono appunto le Permanent Finish Galvanized Rose e sono le PF 551, e poi ho utilizzato le Rocaille 80, sempre della Togo, in due colorazioni, bianche e rosa. Un'incastonatura davvero molto molto semplice e adesso ve la mostro. Ho realizzato questo orecchino semplicissimo soltanto incastonando appunto il Rivoli da 18 mm. Questo è il retro e questo invece è il davanti dell'orecchino. La monachella l'ho presa sempre dal sito di CoBiz, infatti è questa qui. Davvero una monachella davvero molto molto carina, ve la consiglio, e anche di questa vi lascio sempre il link in descrizione. Rieccomi, perdonatemi, ma ogni tanto vaneggio, qui fanno 40 gradi e io sono zuppa, zuppa, zuppa. Comunque, un like di supporto per chi per chi mi supporta anche con questo caldo. E niente, con questa incastonatura qui, volevo aggiungere un'altra cosa, poi vi lascio ovviamente al tutorial. Con questa incastonatura qui ho realizzato anche, ovviamente non è uguale, è similare all'incastonatura che ho realizzato per il ciondolo Princessa. Per chi si fosse perso il tutorial di questo ciondolo, sono appunto tre rivoli incastonati, ho realizzato questa bellissima pandorella. Vi lascio il link qui nella i di informazione. E volendo questa pandorella possiamo realizzarla ovviamente anche con i rivoli da 18 mm con la medesima incastonatura. Quindi un'altra pillola creativa. Io spero che sia di vostro gradimento. Vi lascio appunto al tutorial dell'incastonatura del Rivoli da 18 mm. Inserite 16 rocaille della Togo, chiudete la lavorazione a cerchio rientrando in tutte le perline andando in direzione opposta e effettuate due nodini. Inserite una rocaille 110, due rocaille 80 e una rocaille 110, rientrate in due perline, vedete il mio filo fuoriesce da questa perlina qui, rientrate in due perline esattamente in quattro perline, in questo modo. Il filo si trova centrale in questo modo. Adesso inserite una 110 e due 80, entrate nella 110, nell'ultima 110 inserita, nelle ultime due della base e anche in altre due 110, rientrate esattamente in queste 5 perline. Per andare avanti con la lavorazione inserite sempre una 110 e 280, rientrate in questa perlina qui sporgente e in 4 della base. Vado ad inserire anche l'ultima coppia di 80, rientro prima nella 110 questa qui sporgente laterale, che poi è la prima di questa sequenza, inserite 280, rientrate nella 110 sporgente nelle due centrali e anche nella perlina da dove fuoriesce appunto il vostro filo, in questa. Ed ecco qua che ho completato il secondo giro per l'incastonatura. A questo punto inserite una 80 e rientrate in due 80 rosa. Di nuovo una 80 e rientrate in due 80 rosa. Realizzate questo passaggio fino alla fine di questo giro.
Questo è il risultato. Ho realizzato appunto la base della nostra incastonatura per un Rivoli da 18 mm. A questo punto fuoriesco esattamente da una rocaille 80 bianca, inserite 7 rocaille 110 oro sul vostro ago e rientrate nella seconda rocaille 80 bianca. In questo modo abbiamo creato il primo archetto. Proseguo con questa lavorazione fino alla fine del giro. Questo è il risultato. Mi sono rinfilata anche nelle prime 4 rocaille del primo archetto. Inserisco il rivoli da 18 all'interno dell'incastonatura, inserite 3 rocaille 110 e rientrate sempre nella quarta perlina del secondo archetto. Altre 3 rocaille 110 e rivado sempre nella quarta perlina dell'archetto che viene subito dopo. Proseguo così fino alla fine del giro. Ed ecco qua, questa è l'incastonatura terminata. Vedete? Ovviamente sono ripassata all'interno di questo ultimo giro senza inserire alcuna perlina per andare a rinforzare l'incastonatura. E questo è come si presenta appunto l'incastonatura. È un'incastonatura che lascia il rivoli molto scoperto in modo che tutta la lucentezza del rivoli Swarovski venga appunto enfatizzata con questa incastonatura. Questo è appunto il retro e adesso con questa semplice incastonatura andrò a realizzare un paio di orecchini. Ho preso anche queste monachelle dal sito di Cobiz e adesso vado ad agganciare la monachella in questo modo. Io fuoriesco esattamente da questa rocaille qui, questa, rientro in queste 3 rocaille 110 andando verso il basso, cioè in queste 3, ecco qui. Inserite 3 rocaille 110 e rientrate nella perlina parallela, vedete dall'altra parte, andando dal basso verso l'alto, in questo modo. Rientrate nuovamente in queste 3 rocaille appena inserite e rientrate con l'ago e con il filo in questa perlina di partenza andando dall'alto verso il basso in modo che ho bloccato, vedete, ho bloccato per bene questa asolina che poi ovviamente ospiterà il gancino della monachella. Ripasso in questi ultimi passaggi un'altra volta per andare a rafforzare appunto questo gancetto in questo modo. Sono ripassata in questi ultimi passaggi e adesso ripasso all'interno della lavorazione delle 8-0 in modo che vado a bloccare il mio filo. Vedete, ripasso appunto in tutte le 8-0, ripasso un po' nella lavorazione in modo da bloccare per bene il filo. Posso realizzare anche qualche nodino, vedete in questo caso basta che ripasso sotto il filo, creo l'asolina e rientro con l'ago all'interno dell'asolina e creo appunto il nodino e poi ripasso nuovamente nelle 11 e nelle 8-0 in modo che posso tranquillamente tagliare poi il filo in eccesso. Prendo il cutter e vado a tagliare il filo in eccesso in questo modo. E adesso vado ad agganciare la monachella alla nostra incastonatura. Ed ecco qui l'orecchino terminato, davvero molto carino, semplice ma estremamente luminoso, con rivoli Swarovski tutto scintillante. Queste monachelle ve le straconsiglio, sono davvero molto carine, non so se rendono in video, ma sono lavorate. Poi ci sono queste perline di acqua dolce qui. Sul davanti della monachella, davvero molto molto carino. Niente ragazze, questo era la piccola pillola creativa per quanto riguarda il video in collaborazione con il sito Cobiz. Spero che sia stato di vostro gradimento. Con questa incastonatura, come vi dicevo ad inizio video, ho realizzato con i rivoli da 14 mm la Pandorella Princessa. Per chi si fosse perso il tutorial, ve lo linko qui nella info informazione.
e volendo potete realizzarla anche con i rivoli da 18 mm. Io spero che questo video sia stato di vostro gradimento, lasciatemi un like e un commentino, io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao, ciao a tutte!